Sono lavoratori modello, puntuali, precisi, simpatici e amatissimi, sia dai clienti che dai titolari e dal personale dei quattro stabilimenti balneari di Pescara in cui lavorano e che hanno aderito al progetto promosso dal Comune e dall'Associazione Diversi Uguali. Sono i ragazzi diversamente abili che frequentano l'associazione guidata da Gianna Camplone che, grazie all'accordo siglato con l'assessore alle politiche per la disabilità, ascolto del disagio sociale e associazionismo sociale Nicoletta Di Nisio, nel periodo estivo operano negli stabilimenti balneari Quattro Vele, Trieste, Il Tramonto e Coralba. Abbiamo incontrato Matteo al Coralba e Federico e Nando al Tramonto, parlato con i titolari dei due stabilimenti, Giuseppe Di Giacomo ed Elena Bellotti, che sono entusiasti e intendono ripetere questa esperienza. Invitano gli altri imprenditori a fare altrettanto. Stabilimento Coralba, da sempre sensibile alle tematiche legate ai diversamente abili. Come è nata questa nuova esperienza? Allora, questa nuova esperienza è nata tramite l'assessore Di Nisio che ci ha proposto appunto di ospitare un ragazzo, quindi ci dà una mano sia qua a tenere in ordine la sala, ha provato anche in pizzeria, anche perché lui tra l'altro ha fatto l'alberghiero. Un'esperienza che intendete ripetere anche in futuro? Se ci sarà l'occasione, ben volentieri. Matteo, per te è una prima esperienza, come sta andando? Andando bene questo lavoro che sto facendo, mi piace come ambiente qua. Sto qua e mi ha reso molto felice. Faccio dal lunedì al venerdì, sempre dalle 8:30 alle 12. In cosa consiste il tuo lavoro? Il mio lavoro consiste nel fare pizzaiolo, bar, di tutto e di più. Elena Bellotti, è la prima esperienza con questi ragazzi? No, non è la prima, l'ho avuto anche altre volte, però è un'esperienza molto bella. Io sono contenta che sono dei ragazzi favolosi. Si comportano bene, lavorano? Lavorano molto e sono molto educati. Federico e Nando, oltre a lavorare qui, sono anche dei campioni. Tu, campione di? Con la staffetta. Marcia 1500 metri. È la prima volta che lavorate qui? È la prima volta, sì. Io pulisco le carte, la cotta le carte, con la scopa, scopo e faccio la decorazione. Facciamo il retino, scopiamo, diamo le piccole persone, puliamo i tavoli. E la cosa importante però è una bella esperienza. Mi fa piacere anche nei prossimi anni di riprendere questo nuovo lavoro.